cose non dovrebbero realizzarsi. È una vicenda orribile che getta nello sconforto, direi, tutto il sistema sanitario. Da medico non posso che essere assolutamente sconvolto per quello che è successo. Certo è che dal 2014, quando sembra siano iniziati questi episodi, ammesso che naturalmente tutto corrisponda nell'indagine che viene sviluppata al vero, dal 2014 c'è stato un ritardo colpevole nella identificazione del problema. Dobbiamo chiederci anche questo, insomma, com'è possibile che in un servizio dove si lavora fianco a fianco siano successi non un caso sentinella, ma 13 casi sentinella, cioè casi che non dovrebbero assolutamente realizzarsi, e che il sistema non sia stato così sensibile, così allertato da identificare prima questo tipo di problema. Sicuramente ci sono aspetti organizzativi che vanno rivisti, sicuramente il sistema sanitario deve rivedere un po' se stesso, è quello che noi contestiamo da tanto tempo, la carenza di organico, gli stress lavorativi vanno identificati. Ci sono dei servizi che dovrebbero farlo, ma anche questi servizi sono su turni massacranti, non riescono a identificare immediatamente lo stress lavorativo. Credo che queste cose non debbano succedere, la sanità deve recuperare qualità, deve recuperare qualificazione, non si deve solo preoccupare del risparmio economico, non si possono fare pianificazioni solo sulla disponibilità economica, vanno fatte pianificazioni sul bisogno degli utenti.